Presidente, onorevole Anselmi. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, onorevole Anselmi. Prego. Le ho portato una copia della relazione. Relazione sulla commissione parlamentare sulla loggia P2. Già dall'indice si capisce l'impianto. Grazie. Non avrò fatto nulla se la relazione non verrà approvata. Capisco. Il clima è inutile nasconderselo. Non è dei migliori. Non è una questione personale, Presidente. Questa è una storia di dimensioni tali che ne usciamo o tutti vincenti o tutti perdenti. Grazie per quello che ha fatto per l'Italia. L'accompagno, onorevole. Anselmi, una curiosità. Se avesse avuto la possibilità di incontrare Gelli, cosa gli avrebbe chiesto? Chi è il capo della P2? Arrivederci, Presidente. Possiamo andare. Sì, sì, vi cercavo. Era una raccomandazione importante. Non lasciate solo la signorina. Dovete sostenerla. Va bene. Mi raccomando. Il testo viene approvato con 34 voti favorevoli. 4 contrari, 1 astenuto. Nessuna commissione aveva mai approvato una relazione con una maggioranza così ampia. Non era mai successo. Allora, pare che abbiamo vinto. Dice? Non lo dico io, lo dicono tutti. Già si parla di lei come il prossimo presidente della Repubblica. Non accadrà. Non si lasci trascinare dall'entusiasmo, diciamo. Nessuna vittoria è irreversibile. Questa meno di tutte. Che cosa farà adesso? Vado a giocare a golf. E lei? Torno a Castelfranco. Arrivederci, dottore. Arrivederci, presidente.